Benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è il video dedicato ai regali di Natale. I regali di Natale che ho ricevuto, vi ho fatto un video con alcune idee regalo, soprattutto kit tema beauty che avevo trovato qua e là nei negozi che potevano essere delle ottime idee regalo e vi ho fatto anche il video su quelli che sono stati appunto i regali fatti in casa da me, sempre tema beauty, quindi i vari scrub che ho realizzato da regalare. In questo video invece vi mostro quello che ho ricevuto da amici, parenti e quant'altro. Ero indecisa se fare un video diviso tra i regali tema beauty e quelli no. Adesso vedo come strutturarlo, perché in realtà non sono tantissime cose a tema beauty, quindi magari se non viene un video troppo lungo riesco a farvi tutto insieme. Sicuramente vi farò in un video separato, vi mostrerò invece appunto in un video separato quello che è il regalo appunto dell'azienda per cui lavoro, quindi sempre appunto tema beauty di brand di alto livello, quindi quello magari ve lo lascio a parte visto che è un unico regalo appunto tutto tema beauty, ma anche appunto high cost, quindi insomma un po' diverso, quindi quello ve lo mostrerò in un video a parte, mentre quello che sono i regalini di colleghi, amici e quant'altro cerco di mostrarvelo tutto in questo video, quindi iniziamo subito, cerco di essere velocissima. Allora, partiamo dai regali delle mie colleghe, che in realtà sono quelli che ho già qui da un po', perché sono quelli che ho ricevuto per primi, avendole viste, insomma, per una cena in realtà prima del Natale. Allora, vi faccio vedere, tiro fuori un po' a caso. Questo è stato il regalo di una mia collega, in realtà manca una parte, che sono delle bustine con delle tisane acquistate in erboristeria. Questa è la tazza con dentro queste super caramelle golosissime e questo simpaticissimo, come si chiama? Quello praticamente per inserire all'interno la tisana, il tè, quello che è, da mettere in infusione poi nella tazza. Lo trovo carinissimo, comodo, tra l'altro non ce l'avevo, ne avevo uno fatto come i soliti tondi in ferro che poi chiudi. Questo qua però è molto carino, deve essere anche comodo perché appunto fatto così in plastica si lascia all'interno e è originale, simpatico, mi piaceva e niente, con la tazza abbinata, anche questa molto carina che si può utilizzare come tazza, così come, non lo so, porta pennelli, porta matite, quello che è. Le tisane ce le ho di là in cucina, per cui non le vado a prendere, però erano due sacchettini con tisane appunto non in bustina ma sciolte, appunto sfuse da inserire qua dentro, una era tipo rilassante, l'altra non mi ricordo, insomma che era un mix praticamente di diversi infusi uniti per creare questa tisana, molto molto carina. Poi questo, vabbè, il pensierino di una mia amica invece da cui siamo andati a cena, e c'era il sacchettino così con dentro i dolci. Quindi questi con cioccolatino, caramella, tra l'altro una candy cane, come mini scrub, vabbè, mi sono accorta ora. E una crema a mani, credo, esatto, crema a mani rilassante. Ai fiori di lotus, credo, di Yves Rocher, mai provata questa qui. Packaging molto molto carino, mi piace molto, non l'ho mai utilizzata una crema a mani, io non uso tantissimo le creme a mani a dire la verità, però insomma molto carina e da provare, apprezzata comunque, sempre un prodotto beauty e va sempre bene. Poi da un'altra mia collega, questa è adorabile, la fascia per i capelli di, questa è di Primark, sì, con le orecchie e il corno di unicorno,
qui non me la metto perché sennò la sporco tutto visto che sono truccata. Ah, a proposito, so che il blu non mi dona particolarmente, non ho fatto neanche un trucco particolarmente carino, ma calcolate che appunto sono abbastanza stanca in questo periodo perché sì, è vero che c'è stato il Natale e 2 giorni di festa, ma compensano con tutto il resto avvenuto dopo. In realtà le mangiate e le bevute che si fanno in quei giorni ti mettono KO quasi come andare a lavorare. Stamattina ho aperto, mi sono truccata così al volo e bisognava fare questo trucco, quindi non l'ho deciso io, ma insomma è un trucco che era stato deciso da altri, ma dovevo farlo, comunque sul blu, quindi anche se non mi dona particolarmente, ho detto ne approfitto oggi che sono truccata, vestita e tra virgolette pettinata, anche se pure la treccia poverina è un po'... ce l'ho da tutto ieri, ci ho dormito sopra, sono andata al lavoro stamattina, quindi ormai è un po' rovinata. Ma appena finisco qui vado a fare la doccia, per cui ho detto vabbè, ne approfitto che appunto sono tra virgolette pronta, diciamo, per girare questo video, che così nei prossimi giorni metto via anche tutto, solito discorso. Comunque, questa bellissima appunto fascia per capelli di Primark, io le uso molto, questa è un pochettino, devo dire, stretta, ad essere sincera, non so se ci sono delle taglie, ma non credo. Mi è leggermente stretta, ma forse si deve un po', un po' allargare. E insieme c'era... Ah no, guarda che sono qua le tisane, pensavo che stavano in cucina, come hanno detto, scusate. Vedete, tisana balsamica, isoppo, timo, malva, salvia, tiglio. E tisana relax, melissa, passiflora, menta, salvia, lavanda. Quindi queste qui, vedete, carinissime, perché basta mettere veramente un'etichetta e scrivere a mano che diventa subito una cosa molto molto carina. Io l'ho apprezzate molto, quindi grazie tesoro. Non so se vedrai mai questo video, anche perché è la mia collega nuova e non gliel'ho neanche detto, è un canale, a dire la verità. Vabbè, glielo dirò. E niente, tornando a questo, dov'è la seconda parte? Qua. Sempre di... Primark, la Bath Bomb, quindi il come si dice, la bomba da bagno per da mettere insomma nella vasca, questa qua. Ottimo. Poi mi casca tutto. Le altre amiche della scena, un piccolo pensierino, la Yankee Candle. Questa è Moonlight Blossom, fiori al chiaro di luna, beh, che però non so proprio che cosa sia, sinceramente. Buono l'odore, buonissimo, è viola, ma non ho capito cosa è. Comunque questa qua, buona comunque. Poi un'altra invece amica, sacchettino così molto carino, con all'interno crema di balea, il profumo di frutti rossi e gelsomino. Questo qui, queste sono quelle che io ho già una versione qua sotto, tra l'altro vediamo se riesco a far cascare tutto. Ecco, io ho questa qui che era il profumo di ribes e melone, è una sorta di crema multiuso, mi ricorda per il packaging un po', diciamo che un po' per quello, la classica Nivea. Però in realtà non c'entra molto, però diciamo che sia una crema a tutto fare che va bene per viso, labbra e corpo, e magari quando si va in viaggio o da tenere in borsetta è comoda perché ci si mette questa e ho le mani fredde, mi sento il viso screpolato, ho le labbra che magari hanno bisogno di idratazione. Questo comunque è un prodotto che va bene per tutto, quindi comunque apprezzato, comodo. Poi io adoro balea, per cui. E sempre di balea, la bomba anche qua da bagno, versione mignon, quindi questa va bene per il bidet, se magari facciamo un pediluvio, insomma così. Molto molto carina, io veramente adoro. E dei cioccolatini dentro nel sacchettino. Sto facendo un macello tra l'altro qua. Poi qua ovviamente le mie colleghe si sono... sbizzarrite con balea, e un'altra collega nel sacchettino ha messo, allora, crema mani di alverde al melograno, ve l'ho fatta vedere sicuramente in qualche altro video, io già ce l'avevo,
È un prodotto che avevo acquistato, che ho anche regalato altri anni, insomma, è una mini taglia, questa qui, questo è un 30 ml, se non sbaglio avevo il 25 ml, quindi forse un formato un pelo più grande che hanno fatto, vabbè. E, è melograno bio e al burro di karité bio di Alverde, che è appunto la linea biologica che si può trovare al DM. Poi maschera viso di Geomar, sempre linea biologica. Questa qui è esfoliante illuminante con alga corallina e biofiore di iris. Questa mi sembra di non averla mai provata. Ho diverse maschere Geomar, queste qui in crema, diciamo così, ma non mi sembra di averlo mai, come si dice, mai acquistata questa, quindi proveremo, sempre molto apprezzata. Poi fialette, quelle del contorno occhi, queste ce le ho, queste le avevo già acquistate, quindi ce le ho anche io. È un concentrato contorno occhi fatto appunto, composto così da 7 fialette, quindi da utilizzare o all'esigenza oppure facendo il ciclo di una settimana, e di solito lo utilizzo così, facendo il ciclo di una settimana. Questo effetto levigante con estratto di tè verde. Queste qui. Poi, questa invece è una novità ed è praticamente un peeling labbra al cocco. Questo l'avevo acquistato anche io. E poi ho deciso di regalarlo, visto che appunto lei mi aveva regalato questo, quello che avevo acquistato per me, ho deciso di regalarlo e io ho tenuto questo. Ed è un peeling labbra con farina di cocco naturale, quindi per labbra delicate, non troppo aggressivo, con burro di karité, vitamina E e cera d'api. Sono molto curiosa di andare a provarlo, utilizzarlo, perché d'inverno ho sempre le labbra secchissime, screpolatissime, quindi spero che questo faccia al caso mio, sicuramente apprezzatissimo. E poi, per terminare, la responsabile, sempre tema beauty, ovviamente, e sempre da DM, ci ha regalato questo stupendo set, questo kit che tra l'altro io non avevo visto in negozio, e meno male, perché probabilmente l'avrei anche acquistato. Ed è una linea tutta scrub, diciamo, honey scrub al miele, dove si ha il body, aia, mi sono andata in faccia, il body peeling, quindi per il corpo, labbra e mani, quindi veramente interessante. Quello mani sono 150 ml, quindi veramente grande, quello labbra 4,8 grammi e quello body 150 ml. E mi ispira molto a... Quindi insomma, veramente, veramente adorabile, mi è piaciuto molto questo set. L'avrei probabilmente acquistato se l'avessi trovato in negozio, invece fortunatamente in quello più vicino a casa mia non c'era, e quindi insomma, regalato. Tra l'altro c'è anche il prezzo scritto, ma diciamo che più o meno i prezzi comunque di Balea sono molto bassi e quindi si sanno, e questo è veramente... stupendo, secondo me, sia come si presenta che per il contenuto, e nulla, quindi sono curiosissima di provare questi prodotti, anche lo scrub mani particolare, sono molto curiosa, molto 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 bello, mi piace tantissimo, quindi grazie. Tra l'altro tutto è tema scrub peeling praticamente, perché questo è tutto base, insomma, scrub. Il mio regalo era uno scrub. L'altro pensierino appunto della mia collega, c'è dentro comunque il maschera esfoliante e quello al cocco appunto sempre per le labbra peeling, per cui tema scrub quest'anno, vabbè. E quindi questo è il mio bel kit. Poi, passando invece ai regali di parenti principalmente, allora tiro fuori un po' a caso e vi mostro. Questo pacchetto cosa c'è? Niente, vuoto, molto bene. Allora, la sorella di Nicola ci ha fatto un regalo insieme, vabbè, ci ha regalato una pentola, questa Wonder Box Relax per due. Che sì, vabbè, sempre un regalo, diciamo, comodo e carino. Io non le apprezzo particolarmente perché
nel corso degli anni ce ne hanno regalate tante, ce l'hanno regalate spesso, quando uno insomma non sa cosa regalare, va su queste cose qui, che però sinceramente non sono il massimo, nel senso che veramente io e Nicola ne abbiamo avute tante, ne abbiamo provate un po' sia Wonderbox che Smartbox. Se insomma mi seguite da un po' nei miei video natalizi di regali vari, le avete viste straviste, ne abbiamo fatte strafatte, le attività che ci sono un po' così, quindi vabbè, lei è stata via un po' di tempo, quindi probabilmente non è informata sui nostri gusti, però insomma comunque non, a caval donato non si guarda in bocca, quindi comunque un regalo apprezzato, diciamo. E insieme, vabbè, la pentola sta già in cucina. E poi questo vabbè più per lui, ma ve lo mostro lo stesso. Questo bottiglia, questo comunque apprezzata di Passito, di cui tra l'altro io adoro l'etichetta, devo dire. Questo qua. Non so se si riuscirà a vedere, eccolo qui. Passito poi, buono. Scusate se sono uscita. Poi cosa vi mostro? Allora, la cugina di Nicola ci ha fatto delle foto che ha stampato lei. Ha fatto tanti regali a tema fotografico perché lei è un'appassionata di fotografia, quindi ne ha approfittato mettendo insieme praticamente tante delle foto che aveva fatto lei ai vari parenti, stampandole e appunto ad alcuni ha fatto degli album, ad altri insomma le ha lasciate così e qua insomma siamo con il nonno di Nicola, con la nonna di Nicola, Nicola e sua mamma, quindi insomma ci ha stampato appunto le fotografie. Che comunque è sempre una cosa gradita e a me in particolare ha dato olio di cocco, anche questo lei mi conosce, conosce i miei gusti, siamo entrambe appassionate comunque di biologico, di beauty naturali, di prodotti beauty naturali, quindi insomma conoscendo i miei gusti ha appunto pensato bene di regalarmi l'olio di cocco biologico che appunto anche lei utilizza molto e quindi è stato molto 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 gradito. Ecco qui, questo qui della CMD, ecco qua. E ovviamente ha dato un ottimo suggerimento agli altri. Dove sono adesso i sacchetti? Non li trovo. Ah, ecco qua, sì, ecco qui. Agli altri zii, quindi i suoi genitori e all'altra coppia di zii, che guardate un po' cosa mi hanno regalato. Anche questo è veramente top. Tararan. Buono acquisti per il sito Ecoverde e quindi veramente insomma, un regalo molto molto apprezzato perché posso acquistarmi quello che voglio e poi azzeccato per me, cioè l'hanno proprio scelto grazie appunto al suo aiuto che gli ha dato suggerimento, qualcosa che comunque io avrei apprezzato particolarmente, che si comunque abbinava, si azzeccato per me, ecco, non c'è altro da dire. E niente, quindi super contenta di questo regalo, super, super, super apprezzato. Quindi non vedo l'ora, adesso qua scade, ah sì, cioè 2 anni, hai voglia, quindi sono molto 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 contenta e approfitterò sicuramente quando ci sono i saldi o qualche promozione per acquistarmi qualcosina. E quindi sono stata molto molto contenta perché l'ho sentito che è stato fatto proprio pensando a me e non un semplice regalo buttato lì. Poi, mamma mia, quanti sacchetti, sacchettini. Mia zia invece mi ha regalato questa spazzola di Frank Prouveau, che è una sorta di tangle teaser praticamente. Io non ce l'avevo fortunatamente, tra l'altro
sono sempre stata curiosa e avrei sempre voluto acquistarla. Poi non so come mai non l'ho mai acquistata. E vabbè, me l'hanno regalata loro. Non è la Tangle Teaser classica, ma è questa qui di Frank Provost. Posso anche aprirla, direi ora. E, in realtà mi sembra anche più comoda perché ha il manico. E credo che sia comunque la stessa cosa, non credo che cambi più di tanto, eh. Le ho viste sempre anche al DM, queste mi incuriosivano. E vediamo un po'. Ecco, fatta così, molto carina. Qua c'è dello scotch, togliamolo. Ecco qua. E non lo so, vedremo. Dice che insomma loro la usano, i miei cugini hanno tutti i capelli lunghi, la utilizzano e si trovano bene. Vediamo, vediamo, la userò e vi farò sapere. Ecco qua. Colore molto bello, mi piace. E niente, quindi questa mia zia insieme a, per me e per Nicola assieme, siccome stanno, che insomma siamo appassionati di viaggi per il mondo, un libro pazzesco di Lonely Planet, Le meraviglie del mondo, 101 luoghi straordinari scelti da Lonely Planet. Favoloso, tra l'altro in copertina guardate cosa c'è. Io veramente quando l'ho visto ho detto no, ma io sono stata qui, non ci posso credere. E quindi super contenti. Questo è uno dei templi che abbiamo visitato a Yogyakarta, appunto in Indonesia. E quindi vedere che sulla copertina di un libro c'è un posto dove io sono stata, che fa parte dei luoghi più straordinari del mondo. Mi fa sentire estremamente grata e fortunata per essere potuta essere lì, ecco, aver fatto un viaggio del genere e aver potuto visitare un posto del genere. E veramente stupendo. E ci sono un sacco di consigli anche di viaggio, fotografie stupende. Consigli insomma come arrivare, il pernottamento, i pasti, c'è veramente un sacco di cose, Stati Uniti, stupendo, stupendo veramente, Perù, Brasile, Galapagos, Isola di Pasqua, Antartide, bellissimo. Infatti io e Nicola abbiamo deciso che andiamo a Guatemala, che apriremo il libro a caso e lì dove è andremo. Ci è capitato l'Antartide in realtà, facendo questo giochino, aprendo, vediamo dove andiamo quest'anno, tac, Antartide. Magari no, però sicuramente è un'ottima guida, un ottimo spunto, veramente veramente bello, bello bello bello, super apprezzato. Ah, Italia, c'è anche Canal Grande, Venezia. Stupendo, quindi regalo super 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 apprezzato, insomma, eccolo qua. Bellissimo. E poi ecco, cioè impagabile vedere, no, non noi sulla copertina, ma è come se fosse lì, perché io ero qua. Quindi è bello, bellissimo. Quindi grazie zii. Poi, non è finita. Poi bigliettini, teniamo tutto. Poi, allora, vediamo qua cosa c'è. Ah, ecco sì. Mamma di Nicola, per me e per mia mamma, ha fatto l'ingresso spa di coppia. L'ha fatto appunto a me e mia mamma, per andare insieme io e lei, albergo ristorante moderno spa, che non so dove si trovi. Insomma, poi devo andare a controllare. 3 mesi. Vabbè, insomma, devo andare a controllare tutti i dettagli. Comunque è un buono di Groupon per la spa. Poi, io e Nicola non ci facevamo regalo perché noi abbiamo deciso di
caricare la nostra tessera IPE, che è quella che usiamo per le vacanze, con dei soldi che poi appunto utilizziamo per le nostre vacanze. Però in realtà entrambi, per avere qualcosa da scartare quel giorno, abbiamo, alla fine ci siamo fatti comunque il regalo. E lui mi ha fatto sempre un buono Groupon, un sushi box da asporto da 43 pezzi. Mi piace tanto il sushi, per cui per una cena così alternativa e carina da fare però a casa, quindi un piccolo pensierino, ma sempre ben apprezzato. E la quarta stagione di The 100, che so che c'è su Netflix, e quindi l'avrei, cioè l'ho già vista in realtà su Netflix, tempo fa anche, mi sono già dimenticata com'era la quarta stagione. Ma siccome quelle che ho iniziato in DVD mi piace concluderle come serie, gli ho detto: guarda, io comunque quelle le comprerò, prima o poi le comprerò, perché se ho iniziato una serie in DVD la voglio concludere, non la lascio lì a metà, anche se c'è su Netflix, non mi interessa. E quindi appunto mi ha regalato questa. E poi ovviamente sempre sul suo indirizzamento, sua nonna gli ha dato i soldi e mi ha comprato anche la quinta, che non ho ancora visto, quindi è uscita su Netflix da pochino e non l'ho in realtà ancora vista, però insomma sempre va vale lo stesso discorso, mi piace concludere, quindi la volevo. E poi questo è un'altra parte sempre del regalo di sua nonna, che è questo stupendo set, che forse avevo già mostrato in un altro video, perché in realtà questo l'ho acquistato io. E poi gli ho detto: guarda, visto che non lo so, cioè lui chiedeva un suggerimento a me che cosa volevo, che cosa non volevo, perché sua nonna appunto gli aveva chiesto che cosa poteva regalarmi. Gli ho detto: guarda, io questo l'ho comprato, se vuoi te lo do e facciamo che me lo regala tua nonna. E quindi così è stato, non l'ho aperto, l'ho tenuto tutto bello chiuso, impacchettato, non ho sbirciato nulla. E appunto me lo sono fatta quindi regalare. E questo kit dell'erboristica, bellissimo, ha la vitamina A, C ed E, contiene crema viso idratante rivitalizzante 50 ml e la maschera viso rigenerante detox 75 ml, più il sapone vegetale idratante, che vabbè mi interessa meno però. Ed è questo set stupendo, pagato 9,90 euro, quindi praticamente una decina d'euro per tre prodotti, ma insomma li vale perché sono comunque buoni, non è un brand biologico, ma ha degli ottimi prodotti, quindi ottimo. E qua abbiamo finito, sì. E sì, per concludere, strano ma vero, il regalo di mia mamma che ha fatto a me e Nicola, mia mamma e il suo compagno. Tenete presente che mia mamma in realtà mi ha già fatto un mega, mega, mega regalo, cioè mi ha regalato il computer nuovo. Yeah! Quindi forse questo video riuscirò a caricarlo finalmente col computer nuovo, perché il mio problema nel montare i video e il fatto di essere sempre così in ritardo col caricare i video è anche perché purtroppo non riesco mai a montarli in tempi brevi, perché il computer non va, ha mille problemi. E quindi quando c'è stato il Black Friday, io e Nicola abbiamo comprato entrambi il computer nuovo e a me l'ha praticamente regalato mia mamma, un po' per Santa Lucia, un po' per Natale, e quindi questo era un altro pensierino in più. Ed è praticamente il buono per le Cucci Terme, quindi quest'anno praticamente un sacco di benessere, un sacco di relax, perché abbiamo questo qui delle terme, poi ho abbiamo la Wonder Box sempre del benessere, ho l'altro coso di Groupon con appunto anche lì spa per me e mia mamma, quindi un sacco di benessere. Io a mia mamma, cioè io Nicola, mia mamma e suo compagno abbiamo regalato anche gli spa di coppia con la cena, quindi insomma tutto tema così, che però sono le cose migliori, sono quelle esperienze belle, rilassanti che uno si regala ogni tanto, ancora meglio quando vengono regalate. E niente, questo era tutto. Sono molto comunque soddisfatta dei miei pensieri, non è stato un Natale ricco di chissà che. Però comunque tutte cose molto, molto carine e apprezzate. E mi sembra di avervi mostrato tutto, credo di sì.
E nel prossimo video vi mostrerò invece il regalo dell'azienda e poi sicuramente a breve c'è anche il mio compleanno, quindi magari poi vi mostrerò anche i regali del compleanno, se ne riceverò. Intanto vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!